Costantino Vitaliano, mia figlia è la mia unica donna. Condividi su Facebook Costantino torna a spogliarsi per un calendario e si racconta a tutto tondo. Ora l'unica donna della sua vita è solo sua figlia Ayla, 2 anni e mezzo. Torna Costantino Vitaliano, l'indimenticato ex cronista di Uomini e Donne. A quasi 44 anni, ha accettato di spogliarsi per un nuovo calendario, realizzato dall'azienda MyTouch, la quale ha messo in commercio una crema che aiuta a prevenire l'invecchiamento cutaneo delle parti intime femminili, il cosiddetto punto V. Lo ha spiegato a Novella 2000, che proprio l'8 marzo, giornata internazionale della donna, ha voluto regalare alle sue lettrici un'intervista di uno dei primi e sempre apprezzatissimi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Immancabile una domanda sulla vita privata, alla quale Costantino risponde di essere attualmente single, l'unica donna della sua vita, ha detto, è sua figlia Ayla, 2 anni e mezzo, nata dalla relazione con la modella Elisa Mariani, che lavora in Svizzera. Tra pubblicità e vita privata riguardo alla crema che sta pubblicizzando, Costantino Vitaliano afferma che è qualcosa che mancava, e che serviva. Lui stesso ci ha creduto e ha deciso di fare da testimonial. In questo periodo è in giro per l'Italia in tour promozionale tutti i weekend e vede di persona che c'è molto interesse. Certo, la sua presenza contribuisce molto, anche se sono trascorsi 15 anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne e non compare più regolarmente in TV, fa sempre il bagno di folla, anche quando ci sono i cosiddetti influencer, la gente ovviamente soprattutto se non solo donne vuole ancora fare selfie con lui, racconta. E alla maliziosa domanda se abbia potuto verificare personalmente se funzioni il prodotto intimo femminile che pubblicizza, Costantino capisce subito che la vera domanda è se sia fidanzato o meno. La risposta è no, al suo fianco non c'è nessuna donna, anzi, che l'unica sua vita è la piccola Ayla, con la cui madre la relazione è finita da tempo. Comunque per quanto riguarda la crema, dice di averla regalata un paio di mesi fa a molte sue amiche ma appunto solo amiche, e che ne hanno apprezzato gli effetti. E sapere che c'è lui a fare da testimonial, continuerà sicuramente ad essere di richiamo. La gestione della popolarità a Costantino, come già detto, ben sa e ammette che la popolarità acquisita in passato resiste ancora oggi, tanto da non sapere nemmeno lui quante cose ha fatto in questi anni. Il successo era tale, che non ha nemmeno avuto il tempo di preoccuparsi di perderlo, ma è anche vero che poi ne è stato travolto. Si è reso conto di non avere una vita normale, e di non fermarsi mai, mentre era ambitissimo dalle fans. Questa situazione, a lungo andare era diventata anche una malattia, oggi Costantino ammette di non essere riuscito a gestire tutta quella popolarità, fino al punto in cui dice di essere arrivato al limite, e di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico, quando non sapeva ancora cosa fossero. Diritti d'autore, riproduzione riservata.